E buongiorno e bentornati a Il Mattino All'Ora in Podcast, la vostra trasmissione preferita con cui iniziare per bene la giornata. Io sono sempre il vostro Leo Varga e ne ho voluto fare un intro un po' particolare, così come ho già detto nella prediretta, ma giustamente voi che state ascoltando il podcast o vedendo il video non lo potete sapere, giustamente. Ho voluto fare una piccola dedica personale attraverso una dedica fatta da un altro grande maestro per il buon Richard, che abbiamo già salutato in un episodio scorso. E Domenico Bini, infatti, ci ha dedicato il brano che avete appena ascoltato e che lascerò naturalmente nella registrazione. Volevo fare la cosa figa, capito, del blur della canzone, nel frattempo invece parte la sigla, volevo fare una roba registica anche carina, ma ovviamente essendo Domenico Bini un uomo netto e preciso fa interrompere i brani e fa interrompere anche i video, quindi diciamo è un po' difficile fare questo timing così al volo. Avrei dovuto prendere magari e fare dei tagli e cuci, ma siccome mi è venuto in mente stamattina di mettere questo brano, io come al solito mi ritrovo sempre fuori tempo massimo. Buongiorno di nuovo e benvenuti a tutti voi che siete qui all'ascolto. Vedo comunque c'è un po' di folla come al solito e mi fa molto molto piacere. Buongiorno Simone, buongiorno DJ Joker, buongiorno Vincent. Tra l'altro DJ Joker ci ha appena detto che avranno in studio da loro, da Revolve Radio, fra un po' Domenico Bini. Insomma, grande invidia sicuramente. Buongiorno Vincent, il nostro amico Vincent Valentine anche questa mattina. Buongiorno Walter, che ci ha salutato col solito sbadiglione della mattina. E ci sta. Comunque il paragone tra sto coglione e Benson non è apprezzato. Non è un paragone, sono maestri a modo diverso, però sono entrambi maestri. Ma tu, cioè, per te è un coglione, ma non lo è assolutamente, perché comunque il buon Domenico Bini fa il suo, sicuramente è un professionista a modo suo, è sicuramente uno che è riuscito a costruire molto di più di quanto noi potremmo fare. No, non è vero, no, non lo so, non ho la capacità di giudizio in questo momento tarata sul bene, però insomma io apprezzo il signor Bini, lo apprezzo tanto ed è giusto che sia qui. E che dire signori, allora, salutoni fatti questa mattina, sigla messa, perfetto, e dunque... Che vi devo dire? Allora, a parte il fatto che è venerdì, signori, e dobbiamo sempre rimarcarlo, ogni giorno, ogni puntata del Mattino All'Ora in Podcast deve partire rimarcando sempre il giorno della settimana in cui si trova, perché è una grande inculata a fare questo palinsesto, perché partiamo di lunedì e ci lamentiamo che è lunedì, finiamo con il venerdì e ci lamentiamo che siamo stanchi del resto della settimana perché è venerdì. Insomma, quando è che sono soddisfatto? Mai, signori. Non siamo mai soddisfatti, non ci accontentiamo mai delle cose che abbiamo nella vita. Che sarà un po', se vogliamo, anche il tema della puntata di oggi, perché oggi parliamo di un cartone animato giapponese tradotto per i più profumatini anime, che parla anche e soprattutto di questo. Quindi signori, direi che possiamo iniziare partendo proprio dalla nostra canonica sigla. L'anime di cui parliamo oggi viene tradotto con Kotaro vive da solo e il titolo in giapponese, provo a leggerlo anche con una certa padronanza dell'accento che non ho assolutamente, che Kotaro wa itori grashi, dovrebbe essere letto in questa maniera. Poi magari se c'è qualche giappofilo in ascolto mi farà sapere quanto la mia pronuncia è stata scorretta. Nel frattempo si aggiunge anche una Michela qui in chat. Buongiorno cara Michela. Walter dice: ah ok, non l'ho visto. Allora, naturalmente dividerò questa recensione in due parti, una parte spoiler e una parte non spoiler, che è quella che parte adesso, e la parte spoiler invece che sarà più avanti. Ma io vi annuncio già una cosa,
Ho voluto portarvi questo cartone quest'oggi un po' perché effettivamente è una delle poche cose che sto guardando, cioè fra le varie cose che ho visto in queste settimane, questa è una di quelle, però non l'ho ancora finito perché sto guardando diverse cose. Sto guardando Better Call Saul, che al momento si sta avvicinando all'ultima parte dell'ultima stagione, quindi insomma ci sarà faremo in modo di farne un episodio fatto bene quando sarà finito quest'estate ad agosto, dopo che avremo appunto visto la finale di stagione, di serie pure. Sto guardando Comic and Communicate perché continua, la storia continua, non avevamo finito di vederla perché adesso sta uscendo un episodio a settimana di quest'altro anime, e sto guardando appunto questo Kotaro Lives Alone. Ah no, ok, sto guardando anche un'altra cosa molto molto figa che mi sta piacendo veramente veramente tanto, un anime particolare il cui nome è Steins Gate. Non so se ci farò un episodio perché allora Vincent in separata sede, morto Leo, che è successo? Che succede? Andiamo a fare una cosa molto poco radiofonica, cioè andiamo ad ascoltarci da soli. Che è successo? Che succede? Ah, ok, ci siamo, perfetto. No, siamo andati a riascoltarci un attimo sul www.runtimeradio.it, però sembra... Io ho appena accennato un attimo alla cosa e riusciamo, insomma, a sentirci. Quindi speriamo che vada tutto bene, signori. Fateci sapere se va bene, va bene. Resuscitate Leo. Io lo sento. Ok, beh, Walter ci sente. È caduto una decina di secondi. Mannaggia, questo server. Per un attimo è crashata la diretta. Mannaggia, gli inconvenienti, il bello della diretta, signori. Comunque, vabbè, Steins Gate, molto molto figo. Non so se ci farò un episodio sopra perché è complicato. Piuttosto complicato, sinceramente. Per ora me lo sto veramente gustando, godendo. E voglio un attimo magari assimilarlo un po' di più. Se ci farò un episodio sarà molto molto più avanti. E andrà bene così, insomma. Però quest'oggi, infatti, volevo concentrarmi su questo Kotaro Lives Alone, da come ci arriva da Netflix, che non ho ancora finito di vedere. Ma, diciamo, volevo parlarvi un po', ed è per questo che magari la parte spoiler sarà molto debole in questo video, proprio perché non ho ancora visto tutti gli episodi, ancora svariati misteri all'interno di questo cartone sono ancora per me insoluti. Quindi avrete tranquilli, voi che non l'avete visto e che magari sarete incuriositi, non avrete delle anticipazioni troppo grosse, troppo, però vi racconterò sicuramente un paio di scene, poi vedete voi quale livello di spoiler siete disposti a gestire, ecco, però sappiate che sarà tutto molto blando, tra virgolette. Dunque, partiamo dalla base. Vi dico il nome del mangaka, anche se probabilmente già ve lo scordate nel momento stesso in cui ve lo dico, però per completezza ve lo voglio dire. Mamitsumura, che scrive un manga decisamente, produce un manga decisamente carino, carino assolutamente. Ma non è il server, dice Simone. Ah, probabilmente sarà la mia connessione che è morta un secondo. Ci può stare assolutamente. Non diamo la colpa sempre alla tecnologia. Alle volte è l'umano che è il problema. Comunque, Kotaro abita da solo. È la storia di questo bambino di 4 anni che letteralmente va a vivere da solo. Quindi va praticamente affitta un appartamento e va a vivere in questo quartiere, diciamo, piuttosto malfamato. Oddio, capiamo che è malfamato praticamente vedendo un po' la fauna che abita in questo quartiere. Il primo personaggio con cui appunto questo bambino Kotaro fa amicizia è il suo vicino di casa, proprio diretto vicino di casa, che è un fumettista squattrinato che ha sempre problemi dal punto di vista economico, ma soprattutto ha un problema dal punto di vista della volontà, ecco, di portare avanti i suoi progetti, o anche solo, diciamo, di prendersi cura di se stesso. È un ragazzo
adulto che ha fatto le sue scelte, fa il, ripeto, il fumettista, quindi diciamo vive della sua arte, e lo vediamo dal suo sguardo che è uno che si lascia piuttosto andare, uno, è uno di quelli che diciamo non ha propriamente programmato in maniera ottimale la sua vita e che può permettersi diciamo di viverla in maniera del tutto così, come possiamo dire, disinteressata, ecco. Poi ci sono altri due vicini di casa che ci possono un attimo far capire lo stato un po' di, tra virgolette, abbandono di questo quartiere. C'è l'altra vicina di casa di questo bambino di Kotaro che il signor Tamaru Isamu, che dal modo in cui si veste, molto appariscente, molto, tra virgolette, aggressivo per la società giapponese, quindi con questi completi eleganti viola a tema leopardato, cioè potete capire insomma il tipo, che sembra in tutto e per tutto diciamo richiamare lo stereotipo dello Yakuza, no? Ma è semplicemente un uomo molto probabilmente appariscente, non lo vediamo, anche se nei modi può ricordare quel modo di fare. Beh, abbiamo già parlato degli Yakuza in un episodio precedente, beh, analizzando per l'appunto due opere anime che abbiamo visto e che ci hanno fatto molto ridere, ovvero La via del grembiule e Goku Dolls, che vi invito naturalmente a recuperare se volete farvi due risate. E quindi c'è questo il signor Tamaru che è appunto sembra uno Yakuza per l'appunto, ma è semplicemente un uomo divorziato e che si ritrova a vivere nel classico appartamento da due soldi che costa poco per riuscire a tirare avanti. E poi c'è Mizuki, una donna che di mestiere fa, diciamo così, è una moderna geisha se vogliamo, è una di quelle hostess che si trovano nei locali e che servono per far compagnia agli uomini che vanno lì a bere, insomma, e fa questo di mestiere, cioè sta lì a fare compagnia agli uomini che bevono praticamente. E in tutto questo, diciamo, tra virgolette, degrado urbano, Kotaro va a vivere in questo appartamento che è già di per sé la cosa è piuttosto strana, perché ovviamente questa cosa nella realtà non potrebbe mai succedere, però fin tanto che quello che ci viene detto, la sospensione dell'incredulità, sta nel dire che ce lo dice lo stesso Kotaro dicendo fin tanto che pago l'affitto il padrone di casa non mi ha dato problemi nel venire qui. Kotaro è un bambino piuttosto intuitivo, è una persona spiccatamente indipendente, è uno che appunto conosce perfettamente i suoi bisogni, sa di cosa lui ha bisogno, quindi del cibo, del lavarsi, dell'essere al sicuro, insomma, conosce perfettamente tutti i suoi bisogni, esattamente come dovrebbe farlo un adulto, e si impegna fortissimo per raggiungere questi obiettivi. Ha un modo di parlare che ricorda gli antichi samurai, infatti chiama tutti, almeno nella versione italiana, nobile questo, nobile quest'altro. Ora non sappiamo se nella versione giapponese tutto questo rimane un banale, magari se chiamare qualsiasi cosa con cui si trova a confronto con il suffisso sama, che è il suffisso che serve per indicare una persona di rango superiore o comunque venerabile rispetto a noi. Tradurre con nobile così, nobile cos'ha, in italiano, secondo me è stata una scelta molto azzeccata, perché ripeto, riesce a enfatizzare molto bene il modo di parlare cerimonioso di questo bambino, che è fissato con un cartone a tema samurai, ovviamente un cartone molto infantile, però lui ci va in fissa, tanto che decide un po' per omaggiare questo cartone animato di andare in giro sempre con una katana al fianco, un po' perché appunto lui è da solo e quindi deve difendersi, quindi lui giustamente acquista questa katana giocattolo in un negozio di giocattoli appunto, e ci va in giro ovunque per cercare di insomma di essere sempre al sicuro. E appunto questo bambino entrerà nelle vite dei suoi vicini di casa, pur non volendo, ma chiaramente
tutti si preoccupano per lui visto che è un bambino, e le domande nel frattempo che la serie va avanti aumentano, cioè come mai questo bambino ha così tanti soldi, come mai non ha i genitori, dove sono i suoi genitori, cosa è successo per farlo scappare via, quali sono i traumi del suo passato. E infatti Kotaro, nonostante il suo stile grafico molto semplice, molto bambinesco per l'appunto, con questi testoni giganti, con questi occhi sparatissimi, insomma, è anche un anime disegnato è un brutto anime, tra virgolette, dal punto di vista grafico, o meglio, è brutto per quanto riguarda magari il voler rappresentare, tra virgolette, la realtà, però è chiaro che nessun anime è fatto in modo tale da essere fotorealistico, però capiamoci, è sicuramente uno stile di disegno che può non piacere, vista la sua, diciamo così, enfasi, mettiamola così. Però nonostante questo si dimostra essere un anime molto solido, molto carino, molto ben fatto, e soprattutto nonostante, ripeto, lo stile grafico sia molto bambinesco appunto, quindi che possa attirare le attenzioni di un bambino, in realtà è molto adulta come serie, è una serie che davvero esplora tanti meandri dell'umano e della crescita soprattutto personale. Che dite? È sempre bene ricordare che il 90% dei problemi informatici sta tra la sedia e la tastiera. Stima per difetto. Nobile ci sta. Allora, sì, Vincent, decisamente io posso essere il mio stesso problema, decisamente. Comunque, che altro possiamo dire del signor Kotaro di non spoiler? Beh, di non spoiler direi che possiamo concludere qui, nel senso che adesso vorrei andare un attimo a esplorare un po' di più la trama. Ora, ripeto, eviterò di menzionare i passaggi, quelli più spoilerosi del mistero legato a questo bambino, però vorrei raccontarvi alcuni stralci di episodio, perché naturalmente secondo me ci aiutano a fare anche un'analisi un po' più corretta del personaggio, della situazione in cui si trova questo bambino. Allora, praticamente noi sappiamo che Kotaro appunto vive da solo, non ha, che è appunto anche il titolo della serie, giustamente, non ha i genitori, e quindi questo mistero lo porterà naturalmente ad essere al centro di tante attenzioni da parte dei suoi vicini, che appunto cercano di prendersi cura di lui. Cercano di stargli sempre vicino, di non lasciarlo da solo, di fargli da tutore, anche se lui magari non volendo ammetterlo, perché si deve dimostrare grande, si deve dimostrare adulto, questo bambino cerca di appunto di contare solo sulle sue forze, sulle sue capacità, però è chiaro che ha bisogno di una figura genitoriale, almeno di un paio di figure genitoriali che possano dargli una mano, e questo succede, e queste figure le trova appunto all'interno dei suoi, nel suo vicinato, che cercano in qualche modo di colmare questo vuoto che lui sente. Ovviamente c'è sicuramente il fumettista che si ritrova a fargli un po' da padre, e questa cosa tra l'altro è rimarcata anche da molte persone, perché lo stile grafico con cui sono disegnati entrambi è simile, infatti fra tutti lui è decisamente il fumettista, è il più simile a questo bambino, a questo Kotaro, e tanti infatti li scambiano per padre e figlio, anche se questa cosa non è, e il che fa ridere, perché fra tutti questi vicini lui è il meno qualificato per essere il padre del bambino. E nonostante tutto è anche il più qualificato. L'altro che potrebbe effettivamente assumere questo ruolo, e che lo farebbe con molta, molta, con molto molto piacere, è lo stesso faccendiere Isamu Tamaru, che appunto adora Kotaro, adora questo bambino e vorrebbe passare un sacco di tempo con lui in una maniera sicuramente sana, non andate a pensare male, ovviamente. Però anche qui scopriamo delle cose su questo Isamu che non vi vado a spoilerare, cose molto pesanti, soprattutto cose che effettivamente ce lo fanno rivalutare sotto un'altra luce, perché da un lato ci fa piacere vedere quest'uomo, insomma, che cerca di essere un buon vicino, cerca di essere protettivo nei confronti di, giustamente, di un bambino, di essere appunto quasi una figura genitoriale, insomma, ci si affeziona, quindi è una cosa, ripeto, che a vederlo, insomma, secondo me è anche tenera come cosa. Poi però scopriamo il motivo di questa affezione, e questo però non ci fa odiare
il personaggio, però sicuramente ce lo fa vedere sotto una luce molto diversa e ci contestualizza il tutto in maniera molto più attenta. C'è appunto quell'episodio in cui conosciamo questo Isamu che ci racconta la sua storia, che decisamente è molto molto pesante, perché racconta un dramma familiare non da poco, ecco, un dramma familiare che non si esplora sicuramente molto spesso, quello appunto del divorzio e dei problemi legati ad esso, appunto. Ma non, ripeto, non vado oltre, perché la serie va vista, secondo me, e ognuno deve farsi la sua opinione su quello che vediamo. Tra le altre scene che volevo menzionarvi, ce n'era una particolare che mi ha colpito particolarmente, che mi ha lasciato molto molto stupito, ed è una scena legata a dei fazzoletti. Perché? All'inizio della serie, proprio prima puntata, Kotaro, la prima cosa che fa, lo vediamo andare al supermercato. Una volta che si è trasferito, va subito a comprare quello di cui ha bisogno. Noi sappiamo che lui ha un sacco di soldi, quindi non ha problemi economici sicuramente, ma di sicuro ha tanti bisogni, come tutti quanti, che siano bambini o adulti. Fra le cose che compra ci sono dei fazzoletti, però lui li compra sicuramente di qualità molto molto alta. E questo è un bene sicuramente, perché denota, all'inizio della serie tu pensi, ah vabbè, uno che ci tiene alla qualità, è uno che insomma fa tutta una serie di ragionamenti su come spendere i soldi, ci sta, e quindi uno pensa uno pensa naturalmente in maniera molto, tra virgolette, blanda. Ah, ok, è uno che semplicemente sa spendere. Un po' come il Jimmy di... Così, faccio un paragone che non c'entra niente. Un po' come il Jimmy di Pulp Fiction, no? È uno che quando va a fare la spesa non compra delle cagate come la moglie. Compra solo roba costosa perché se la vuole gustare. Nel frattempo arriva Deborah in chat. Buongiorno, cara. Giorno, il mio ragazzo l'ha visto Kotaro e gli è piaciuto. Mi ha detto che è triste. Sì, lo è, ma è anche molto divertente. Cioè... è croce e delizia come tante altre cose, però è sicuramente è un anime molto ben fatto e te lo consiglio naturalmente. Sto cercando in questa puntata di non fare spoiler, di non fare troppi spoiler naturalmente, solamente delle cose che secondo me a spoilerarvele non succede niente di male, però tutti i misteri, tutte le cose diciamo che è giusto tenere nascosto, non li sto rivelando, quindi sto facendo solo un commento molto superficiale, anche perché come ho detto a inizio puntata sto ancora finendo di vederla la serie, quindi sto solamente toccando i punti cardine di questa almeno di questa stagione, perché non so se andrà avanti. Nel frattempo il gatto strilla de fori, spero che non l'abbiate sentito. Comunque, stai zitto, Strudel. Comunque, andando avanti, ripeto, c'è questa scena dei fazzoletti che mi ha molto molto colpito. E mi ha colpito soprattutto la delicatezza con cui si tocca il tema, perché è veramente un abisso gigantesco e la serie riesce a camminare attorno a questo problema in una maniera veramente veramente fantastica. Vado un attimo a spiegarlo. Leo cerca di non fare spoiler, fa ride di suo. No, vabbè, perché? Scusa, maledetto Simone che mi prende in giro sempre. Ma vabbè, giusto così. Vado, torno nei ranghi. Praticamente questa cosa dei fazzoletti, dopo il primo episodio, ritornerà più successivamente, perché appunto vedremo questo Kotaro che all'inizio di questo episodio va a scuola e tutti i bambini vedono in pratica una bambina che si è sporcata e tutti vanno da questa bambina e gli offrono i loro fazzoletti. C'è chi ha i fazzoletti dei supereroi, chi ha i fazzoletti quelli rosa con i disegnini, insomma. E a un certo punto i bambini si girano verso Kotaro e gli chiedono, ma tu quali fazzoletti hai, Kotaro? E lui fa vedere praticamente una marca di fazzoletti profumatissima, di quelle super costose, super qualitatevole, che non sono molto da bambino in realtà. E tutti dicono, sì vabbè, ma non c'è nessun personaggio, no? Cioè, sono bianchi così, cioè... E lui risponde, no, questi sono perfetti, sono ottimi, sono buonissimi, sono profumatissimi. Il che, ripeto, all'inizio tu dici, vabbè, che sarà mai di strano, no? Poi l'episodio continua, no? E Kotaro a un certo punto si rende conto di aver finito i fazzoletti e deve andare a ricomprare. E assieme al suo vicino fumettista vanno al supermercato. E trovandosi poi davanti allo scaffale dei fazzoletti,
appunto il fumettista comincia a dire: vabbè, compriamoli e basta, compriamo un pacco di fazzoletti normali a poco prezzo, è buono. E invece Kotaro si impunta per comprare i fazzoletti quelli più costosi, quelli che profumano un sacco, dicendo pure: però sono pure buonissimi. Il fumettista non è che ci pensa più di tanto a questa cosa. Poi torna a casa e mentre sta lavorando sta ascoltando la televisione e qualcuno parla proprio di questo problema, di un disturbo alimentare molto particolare nei bambini che rimangono a casa da soli, che cominciano a mangiare i fazzoletti. E ripeto, è una cosa che uno non all'inizio dava per scontata. Quando lo sente dice: se li mangia, fa ridere, dici tu Simone, ma in realtà non fa ridere. Cioè io quantomeno ho ascoltato questa cosa e ci sono rimasto di sasso. Ma come, cioè uno che si mangia i fazzoletti? Poi uno comincia effettivamente a pensarci: ma perché uno dovrebbe mangiarsi i fazzoletti? E uno comincia, vabbè, sarà una cosa stupida, una di quelle cose, capito, che fa la gente, che sta messa male. Poi effettivamente lì un po' la serie te la spiega, perché attraverso questo, diciamo, questo servizio al telegiornale che il fumettista sta ascoltando, in questo servizio si evidenzia come tanti bambini giapponesi, proprio per il fatto che i genitori lavorano molto spesso, stanno sempre a casa di fuori, devono arrangiarsi, devono trovare un modo anche esatto, cioè un anime oppure una puntata di Io e le mie ossessioni. C'era una signora effettivamente che si mangiava i fazzoletti in Io e le mie ossessioni, ok. Farlo da adulto è molto strano, farlo da bambino, ripeto, può essere anche giustificabile, tra virgolette, però è comunque un'evidenza particolare di un problema. È un problema legato non solo a un disturbo alimentare, che però nasce da un problema sia sociale che psicologico, perché arrivi sul serio a doverti alimentare da solo con qualsiasi cosa e cerchi la cosa più profumata che hai in casa. Non è molto sano mangiarsi fazzoletti, ovviamente, perché non sono un prodotto commestibile, però il bambino, pur di, insomma, saziarsi, visto che non ha magari niente a disposizione in casa, e quindi qui il problema sociale, e sente la prima cosa che ha un buon sapore, un buon odore, problema psicologico, inizia a cibarsi di quello. E Kotaro, appunto, anche lui comincia a mangiarsi sti fazzoletti, segno appunto che la sua solitudine, per quanto lui possa sembrare sicuro di sé, indipendente, molto forte, appunto un bambino molto forte che non piange, non esprime un'emozione, anche i suoi sorrisi li ha sempre centellinati dall'inizio della serie, insomma sembra proprio una roccia inscalfibile, però effettivamente uno si ricorda proprio in quei momenti che lui è solamente un bambino che vive un dramma molto serio di abbandono e di problemi familiari altresì molto molto seri. E ripeto, a me è piaciuta da morire questa parte, questo episodio in particolare, proprio per la delicatezza con cui si tocca il tema, perché lo si fa in maniera non sparato, capito, con il fumettista che magari corre dal bambino, dice no, ci penserò io a te, capito, e da lì si costruisce una famiglia. No, mi è piaciuto proprio perché il fumettista non esce dal suo personaggio, non esce dalla sua bolla di mediocrità, ripeto, ma semplicemente anche qui rispetta il dramma del bambino, rispetta la sua il suo voler essere magari distaccato dagli altri, il volersi magari tra virgolette nascondere, ecco, e semplicemente così esorta il bambino a comprarsi dei fazzoletti normali, a mangiarsi cose normali, non a mangiarsi i fazzoletti, e lo fa, ripeto, con una delicatezza, con una sensibilità verso il bambino stesso, che potrebbe, se uno magari gli rimarcasse in maniera troppo smaccata il problema, potrebbe addirittura acuirlo, potrebbe addirittura farlo sentire in difetto. E invece il fumettista lo tratta in maniera normale, in maniera da adulta, da pari, e gli dice no, adesso compriamo una cosa che è giusta per te e buonanotte. E lo fa, ripeto, e questa cosa appunto porta a una risoluzione del problema in maniera, diciamo così, un po' più soft, ecco. Quindi cerca di scendere a patti con questo bambino, che sicuramente capisce molto più di certi adulti. E quindi ripeto, è un po' difficile raccontarvelo sicuramente, perché dal mio punto di vista io non ho mai sofferto di disturbi alimentari, non ho questa problematica, e sicuramente non posso capire il problema di tante persone, però è chiaro che questa serie ci ha voluto, come in tanti altri episodi, ci vuole rendere dotti di un problema che è sicuramente
serio, insomma. Deborah ci racconta: all'elementare avevo dei compagni che mangiavano la carta igienica. Questo pure, ripeto, può succedere. Cioè, succede nei bambini che la gente. Mangia questa carbonara, ragazzino del merda. E il problema è che succede, cioè, i bambini che si mangiano le caccole, insomma, ci sono purtroppo delle situazioni in cui i bambini magari che non riescono, vado a fare lo psicologo proprio da un soldo, manco due soldi, bambini che non escono dalla fase appunto in cui i neonati si mettono in bocca tutto quanto, hanno tutto quello che hanno, devono sentire di che sapore sono, cioè di che sapore hanno le cose, no? Quindi se gli dai un gioco pure se lo mangia, se gli dai del cibo giustamente se lo mangia, quindi devi fare pure attenzione ai neonati per questo motivo. E chi magari mantiene, chi mi ha evocato, perfetto, parlavamo giusto di disturbi alimentari nell'età infantile, mio caro Lobby. Spero che tu abbia sentito questo pezzo di Comi. Sì, Comi. Comi Can Communicate, ne abbiamo già parlato. Di Kotaro vive da solo. Si parla appunto di questo bambino che comincia a mangiare dei fazzoletti profumati. Vive da solo e che non... ti mangi le caccole, dice... No, se Lobby, se tu hai qualcosa da dire per quanto riguarda appunto questa problematica, cioè dei bambini che si mangiano cose che non dovrebbero mangiarsi, insomma, se hai qualcosa da dire per noi e renderci più dotti, così evito anche magari di dire castronerie e cose non corrette, insomma, quindi... perché ripeto, è un tema sicuramente molto molto delicato e non voglio decisamente prendermi la responsabilità di dire delle cose che potrebbero non essere corrette. Però, ripeto, mi è piaciuto questo focus che è stato fatto all'interno della serie, come si fa focus su tanti altri problemi, sul fattore dell'abbandono, sul fatto che i genitori alle volte non sono esattamente le persone migliori del mondo, il fatto che alle volte non sono in grado di capirci e di darci quello di cui abbiamo bisogno e siamo costretti purtroppo a cercarlo all'interno di altre cose, di altre persone, ecco. E quindi, ecco, Kotaro vive da solo è sicuramente un anime adulto, molto leggero nei toni, sicuramente le avventure anche qui, esattamente come in Comic and Communicate, le avventure a cui assistiamo sono tutte avventure molto semplici che vanno a finire bene, sono sicuramente cose che sì, Varga, abbiamo un problema, ti ho risposto. Vabbè, no, avevo letto, mio caro, non ti preoccupare. Anche qui si tratta di avventure molto semplici che finiscono bene tendenzialmente, quindi è sicuramente rassicurante da questo punto di vista, però è anche una serie che si vuole prendere le sue responsabilità, vuole raccontarci un dramma, non vuole, diciamo, solo lasciarci nella sospensione dell'incredulità del fatto che dobbiamo accettare che questo bambino può vivere in un appartamento da solo. Ci sono delle ragioni, ci sono delle cose, poi è chiaro, non sarà tutto tra virgolette possibile, perché io non penso che non esistano i servizi sociali in Giappone, sicuramente, magari funzionano in maniera diversa, però sicuramente questa è una situazione ai limiti dell'assurdo, ovviamente noi accettiamo questa cosa, però a supporto di questo assurdo la serie ci dà abbastanza elementi per potersi reggere, insomma non assistiamo a qualcosa che non riusciamo ad accettare, è sicuramente qualcosa che, ripeto, fa piacere vedere, è una serie che si lascia guardare e fa ridere, perché c'è anche questo fattore che non è scontato, le battute che vediamo e le gag sono tutte molto, molto simpatiche, devo dire. Che altro? Niente. E ve lo consiglio se avete Netflix a disposizione, o magari se riuscite a beccare questo anime da qualche altra parte, insomma, vi consiglio caldamente di vederlo e magari ne rifletteremo tutti assieme su questa cosa, su questo cartone, quando anche voi lo avrete visto. Però ripeto, non farò altri spoiler, non farò altre anticipazioni, anche perché siamo arrivati cotti a puntino. Ma quindi questo ennesimo anime di disagio giapponese, va bene o no? Va benissimo assolutamente. Lo consiglio e lo straconsiglio.
Anche qui non è il miglior anime della vita, ovviamente, come non lo è nessuno in realtà. Dipende quello cosa, dipende cosa state cercando da una serie. Però se, ripeto, se volete ridere ma allo stesso tempo riflettere e vedere uno spaccato di vita che senza infamia, senza lode, sicuramente Kotaro vive da solo, o Kotaro lives alone, o ancora Kotaro wa Itori Gurashi fa per voi decisamente. E detto questo, signori, che dire, che dire, siamo arrivati alle 7.58, quindi direi che possiamo, possiamo veramente passare ai nostri saluti. Io sto guardando al momento Hunter x Hunter, ci dice Deborah. Io non l'ho mai visto, ho visto solamente la primissima parte perché lo mandò Italia 1 ai tempi. Però oltre quello non l'avevo mai visto. Però mi piaceva Hunter x Hunter, mi piaceva, era molto psicologico, figo, figo, veramente figo. Non morire che non saprei come riempire le mattine di runtime. Grazie, grazie Simone, è bello sapere di essere utile a qualcosa. E che dire, che dire, basta, basta signori. Vi ricordo che questa è una trasmissione di Runtime Radio, www.runtimeradio.it, se volete ascoltarci in diretta e in differita, se volete ascoltare tutti i nostri podcast, se volete ascoltare, se volete scoprire il nostro mondo, non dovete fare altro che esplorare il nostro sito. E se volete potete darci anche una mano nella sezione Anche Io, in cui appunto potete far parte dei fighissimi che... dei fighissimi, insomma, che fanno parte dei nostri, del nostro entourage, ecco, che ci danno una mano a reggere naturalmente tutte le trasmissioni e tutto il nostro, tutte le nostre cose, tutte le nostre cosine che facciamo, insomma. Il nostro sito è per voi, e per e per noi sicuramente. Andate su Telegram, su Dirette Runtime Radio, il nostro gruppo di discussione dove potrete conoscere gli altri speaker e gli altri ascoltatori e partecipare a tutti i nostri topic. E di gruppi ce ne sono a centinaia, però io chiaramente vi rindirizzo sempre su Dirette Runtime Radio perché è lì dove ci ritroviamo e ormai lo sapete. Vi riconsiglio naturalmente il nostro canale Telegram ufficiale Runtime, la Radio Geek, oppure il mio canale personale Vargion, se volete appunto tenervi così aggiornati sulle mie personalissime uscite. E che dire, signori, vi ricordo che domani mattina chi ve lo fa fare, è onesto Simone. Vi ricordo che domani mattina tornano Simone e Michela con il crossover tra Disordinati Informati e Buongiorno un Cazzo, quindi dalle 8 alle 9, quindi orario leggermente migliore rispetto a questo, insomma. Questo è proprio se volete, se vi serve qualcosa da ascoltare mentre andate al lavoro sicuramente, o prima appunto di cominciare la giornata vera e propria. Però so che ci sono orari migliori per ascoltare le cose, quindi se non avete niente da fare domani mattina, se siete in piedi a quell'ora, ricordatevi di Runtime, ricordatevi del fantastico crossover fra Michela e Simone. Fantastico, fantastico. E che altro, che altro, tutti i nostri appuntamenti, ripeto, li potete trovare sul nostro canale Runtime, la Radio Geek, qui su Telegram. E detto questo, direi che possiamo passare ai saluti finalissimi. E niente, che vi devo dire? Grazie ancora per la vostra enorme pazienza. Grazie a Runtime, grazie a Simone, grazie a tutti. E che vi devo dire, signori? Io vi saluto e vi auguro una buona giornata.